Sfida salvezza l'Artemio Franchi di Siena tra i padroni di casa, terz'ultimi, a quota 25 il Brescia penultimo, staccato di due lunghezze. Arbitra Farina e Di Canio fa esordire Cozza a centrocampo. Pieni poteri in attacco al tandem ben assortito Flo Chiesa. Il Brescia ha perso le ultime due gare dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari ed è giunto in Toscana dopo una settimana difficile. Subito in cronaca con la prima azione pericolosa che è del Siena ad Aversa su rimessa laterale per Flo, la palla finisce a Tudor che colpisce male. Ancora Siena al 13° da Versa, non trova opposizione alla sua avanzata e va alla conclusione da lontano. Castellazzi para a terra. Prima occasione per il Brescia al 16°, lancio lungo di Milanetto da metà campo per Caracciolo, l'attaccante di Cavasin copre bene col corpo e anticipa Cirillo, controllo di petto e tiro al volo, tiro debole. Ancora in difficoltà la difesa del Siena sulle avanzate di Caracciolo. Poi un contropiede improvviso al 34° di Chiesa, Martinez è velocissimo a metterci una pezza smorzando il tiro a cross di Chiesa nelle mani di Castellazzi. Ancora Chiesa pericolosissimo al 37°, se ne va sulla sinistra, tiro a cross che passa davanti alla porta di Castellazzi. Nulla da fare, dall'altra parte il Brescia va in vantaggio al 42°, proprio nel momento migliore dei padroni di casa. Batte Vome, il calcio d'angolo, Di Biagio gira di testa, la palla finisce in rete nonostante la deviazione di braccio di Vergassola sulla linea. 0-1, quinto gol stagionale per l'ex giocatore di Roma Inter, che è il secondo cannoniere dopo Caracciolo che ne ha segnati 7. Siena che chiude il tempo in affanno dopo il gol subito, il Brescia è spietato nel mettere il dito nella piaga al 45°, con Sculli che mette in avanti dove c'è l'intelligente tocco di Di Biagio, di prima per Caracciolo, completamente libero a centrare, a tutto facile per il bomber di Cavasin che trova di destro l'ottavo centro stagionale. La difesa del Siena nell'occasione è evidentemente colpevole nell'esecuzione del fuorigioco. Nel secondo tempo non ci sono cambi, ma il Siena torna in campo completamente rigenerato. Al quarto incursione di Chiesa che scatta sul filo del fuorigioco, Castellazzi respinge il tiro dell'attaccante senese. All'ottavo ancora Enrico Chiesa direttamente su palla proveniente da Manninger. Il bomber dei toscani va in rete con un destro fulminante che riapre il match. Settimo centro stagionale per un giocatore che dimostra di rimanere sempre un attaccante di razza. Difesa del Brescia in chiaro contropiede dalla potentissima punizione del portiere avversario, sulla quale Chiesa si infila con grande senso dell'opportunismo. Continua a insistere il Siena cercando la testa dei suoi arieti. Al 12° Siena che è vicinissimo al pareggio. Chiesa per Flo sulla sinistra, il norvegese mette al centro la palla per Taddei a colpo sicuro. Castellazzi fa il miracolo. Al 18° Chiesa si trasforma in Giorgio Rocca, slalom stretto e vincente in area bresciana. Ancora Castellazzi che salva. Un minuto dopo l'ottimo controllo di Flo in area e conclusione toccata da Di Biagio che devia in angolo. Siena che lentamente perde il furore agonistico, ne approfitta il Brescia al 28°. Neonato Stankevicius è bravo a dettare il passaggio a Caracciolo, a bucare la difesa del Siena sulla destra. Il suo servizio al centro per Mannini è perfetto, bravo l'attaccante originario di Lucca a evitare Cirillo e Portanova per infilare il gol del 3-1. Al 45° l'ultimo lampo con la rete di Massimo Maccarone, entrato 4 minuti prima al posto di Di Pasquale. Un gol che però non riapre le speranze per i padroni di casa, finisce 3-2 per il Brescia che nelle ultime 12 giornate aveva vinto una sola volta. I lombardi vendicano la vittoria del Siena nella gara d'andata, ma soprattutto ottengono 3 punti vitali che garantiscono il sorpasso in terz'ultima posizione proprio ai danni del Siena.